Questo sono io nella camera d'hotel più piccola del mondo. E invece questo sono sempre io in uno stato un po' alterato. Ma attenzione, perché non stavo facendo nulla di illegale. Come al solito, da un giorno all'altro mi viene la geniale idea di partire con i miei amici. Andiamo ad Amsterdam, ma con un solo obiettivo: alloggiare nell'hotel capsula più piccolo del mondo. Ci sono camere d'hotel fatte in questo modo, quindi molto grosse e spaziose. Altre camere invece così, dove praticamente c'è soltanto un letto singolo, dove a me alla fine ci sta una persona. Non so quale ho prenotato, quindi speriamo. Siamo ora davanti che è il Capsule Hotel ad Amsterdam. Allora, io non vi dico quanto l'abbiamo pagato, ve lo dirò dopo, ma il prezzo è sconvolgente. Si chiama La Bed Stay e siamo esattamente in centro pieno ad Amsterdam. Tanto possiamo notare che la porta di ingresso è molto nuova, sofisticata. La porta si apre da solo. Scusi, non so se è un ostello oppure effettivamente un hotel. È un vero e proprio hotel. È super strano, eh? È proprio strano come posto. Sembra tipo una casa. Cioè, tipo una casa che è diventata un hotel. Io ho visto le camere dell'hotel come sono dalle foto, non le ho viste dalla normalità. Quindi ho veramente paura di stare intorno. Io ho preso le capsule per due persone. In teoria ci vanno i fidanzati, quindi il ragazzo e la ragazza. In questo caso andremo io e te insieme. Quindi, visto che c'è la fila, ci hanno fatto aspettare nella hall. Dai, allora, un po' piccolina come hall, eh. Però dai, non è malissimo. C'è anche la Play. Cos'è la PS3 questa qui? Allora, mi sa che un po' dietro questo hotel. Nella hall c'è la PS3. Siete tutti pronti? Tu sei. Facciamo il check-in all'interno dell'hotel, pago, firmo qualche foglio e cosa importantissima. Ora di silenzio, ragazzi. Dalle 22 alle 10 mattina nessuno che parli, io ve lo sto già dicendo, Probabilmente ha visto dei ragazzi e ha pensato: questi fanno sicuramente un sacco di casino, quindi avvisiamoli prima. Se infrangiamo questa regola ci sono 80 euro da pagare. Quindi vediamo di fare un po' di silenzio dopo le 10. Chiavi, raga. Allora, stiamo salendo tipo in un castello. Raga, le scale più ripide che io abbia mai fatto. Stiamo già rispettando gli orari di silenzio. Guardate che cazzo di situazione assurda. Camera 314. Ma che cazzo? Qui ci sono gli armadietti. Ah, questa è la capsula. Esatto, no, questa qui sono tipo gli armadi. È la capsula, però. Ma non è questa la capsula? Però, ti fidi? Ero convinto che questi fossero gli armadietti, perché erano veramente troppo piccoli. E invece era proprio la nostra camera. Bro, c'è in centro. No, bro, sono bruttissime. No, fate, sono orrende. Questa è la foto in cui sta la capsula. Non avete capito? Bro, com'è? Codinez, bro. Bro, com'è? Aspetta che entro in quella sotto. Raga, non avete capito, sembrava tipo degli armadietti. Come vedete ci sono proprio delle pareti piene di camere così. Accendiamo una luce. No, perché non si accende? Che cazzo ti do? Oddio, cazzo. No, raga, che roba assurda però. Che roba assurda però. Ci sono anche gli asciugamani. Allora, posso dire una cosa? È una capsula, è un'esperienza, è un'esperienza. Io pensavo fossero gli armadietti, fra. Brother, puoi cambiare il colore delle luci. Aspetta. Che figata! Che figata, se posso cambiare il colore delle luci. Ora ho dovuto mettere il rosso perché chiaramente sono andato da una bella f***a. Questo è Fuchs in realtà, vero? Dopo aver visto la capsula di Sos e Mancio, era arrivato il momento di vedere quella mia e di Foxy, quella in cui avremmo dormito. Voglio vedere la nostra, com'è? Questa qui è la nostra camera, brother. Sì. Brother, assurdo. Allora, posso dirti una cosa però? Fra, cioè non è per... Ah, è quella sotto, non è per nulla male. Qui sono gli asciugamani. Cos'è sta roba? Qui sono le tendine. Raga, un'idea. Scendiamo un attimo, facciamo un giro di tutto l'hotel. Ho appena notato una roba incredibile. Queste qui sono tutte capsule. Sono queste. Vale, guarda, ci sono le scarpe delle persone. Da 1 a 5, rubi le scarpe di una persona, cazzo. Da 1 a 5. Sì. Quelle scarpe lì. 3, 2, 1, 2. Puoi decidere se rubare le scarpe di una persona a caso oppure stare ora 10 minuti qui nell'hotel a girare dentro senza maglietta. Via la maglietta. C'è un bordello, via la. Anche in giro per Amsterdam, eh. Mamma mia, che fisico. Ora, andando in giro così, indovinate Sos quante ragazze ha rimorchiato. Vi do un indizio. Raga, bagno delle donne. Ah sì, perché non ve l'ho detto, ovviamente i bagni sono condivisi. Praticamente c'è un bagno e tutti vanno nello stesso. Che figata è il bagno, proprio subito qui. Bro, delle donne, sta dentro il bagno. Vieni qui. Cosa sta succedendo di qua? Ok, forse un po' imbarazzante. Torniamo ai bagni delle ragazze. Allora, raga, stasera mi faccio la doccia. Non scherzo, voglio farmi la doccia qua. Mi faccio la doccia nel bagno delle donne, proprio perché voglio vedere qualche donna. Ecco le docce, raga. Queste sono le docce. Guarda che roba. Queste sono le docce. Vabbè, dai.
Dai, no, non è male, eh? E questi qui invece sono i bagni che ci sono, tutto in comune ovviamente. Però se magari ho beccato un periodo fortunato non c'è tanta gente. Tanto non si può mangiare né fare nulla qua dentro, ragazzi, non si può fare niente. Ah, niente rumori, non si può parlare, non si può far casino. Tra l'altro, Foxy ha questo robo qui, che è il Flipper Zero. Avete capito bene, questo è il Flipper Zero. Si tratta di un dispositivo in grado di interagire con diversi sistemi digitali, come sistemi di controllo degli accessi, protocolli radio, hardware e debug. Detto in italiano, è semplicemente un aggeggino che ti permette di hackerare altri dispositivi. Quindi si possono spegnere televisioni, copiare le chiavi della camera d'hotel, aprire delle macchine. Si può fare veramente, se sei bravo, quasi qualsiasi cosa. Ovviamente da usare responsabilmente. E ora proviamo a duplicare le chiavi della nostra capsula. Ora voglio fare delle prove. No, e vedete se riusciamo ad aprire le camere delle altre persone. Bro, per favore, fra, facciamolo al massimo. Allora, proviamo con la nostra. Ok, proviamo con la nostra. Aspetta, fammi vedere come funziona. Praticamente cosa prova? Prova tutte le possibili. Come funziona? Io ho già catturato il segnale del nostro robot. Ok. Quindi vado qua. E ti apre la porta. Ma... Okay. E va bene, questa è più prova nostra. Raga, sto guidando lì che è clamoroso. Ciao, ciao, ciao. No, esatto. Non va. Niente, non funziona. È stata una delusione. Ci abbiamo sperato. E questo qui invece dovrebbe essere il bagno dei maschi. Ma perché il bagno delle ragazze era così bello? Ma che schifo il bagno dei maschi rispetto a quello delle ragazze, bro. No, ma che? Come? Sei sicuro? Aspetta, 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 aspetta. Entra il secondo. Cos'è che sarà qui? Da 1 a 5. Da 4 a 5 entri dentro la doccia adesso così. Ok, da 1 a 5 entri dentro la doccia. Ok, 3, 2, 1, 2. Tutti dicono 2. Ragazzi, siete degli idioti. Ma poi sto pensando, se dovesse servire per esempio un asciugamano, no? Per dire, come cazzo si fa che non ci sono? Ora, aspettando la sera che tornino tutti in hotel, decidiamo di uscire per esplorare un po' la città. Ma mi chiama Zerbian Papi con una pessima notizia. Mi sta chiamando Zerbian Papi. Papà? Pronto? Tu sai dove sono? Sì, lo so, sei da casa. No, volevo farti complimenti. Per cosa? Perché appena arrivato l'altro giorno. Chi è che mi ha denunciato? Com'è possibile? Tutto live! Oh, sto registrando, non pensavo. Ma chi? No, raga, un'altra denuncia. Assurdo, però ti giuro assurdo. Ma com'è possibile? Allora, raga, se è inquadrato per sbaglio qualcuno in questo video, non voglio che mi denunci nessuno. Che palle. Non vi posso dire da chi e perché, ma vi assicuro che è veramente un motivo incredibile. Seguitemi su Instagram ZerbianOfficial per sapere esattamente quello che è successo. Comunque, visto che ero convinto ed ero sicuro che qui non ci fosse il frigo bar, e infatti, effettivamente è una stanza minuscola. Non c'è. Guardate, boom, mi sono portato e i rap. Ok, ora tu hai già provato i rap. Esattamente sì. Però non hai ancora mai provato. Che cos'è questo gusto? Allora, questo qui dovrebbe essere il tè. Tè alla pesca, esatto, guardate. Ora, per chi non sa cos'è il rap, lo spiego velocemente. Tanto tutti conoscono i rap, però voglio provare questo gusto. Okay. Praticamente una borraccia con dentro dell'acqua. Vabbè, e fin qui tu direi, vabbè, borraccia normale. Esatto, cosa succede? Okay. Inserendo questo pod e alzandolo, praticamente vai a percepire l'acqua con un aroma, con un altro gusto, ok? Attraverso l'olfatto retronasale. Tu direi, cos'è? Non lo sapevo neanch'io, fino a 5 minuti fa mi sono dovuto informare. Perfetto. Praticamente tu attraverso il naso, cioè tu bevi, ma bevi, aspiri l'odore, esatto. Quindi ti sembra di bere tè. Esatto, prendi il pod nuovo, lo apri, bevi. Bang, bang. Ora fai così, tac. Così bevi solo acqua. Così bevi solo acqua. Se tu se tu alzi, dovresti sentire. Sai che è uno dei più buoni. Assaggio questo. Aspetta, aspetta, prima voglio assaggiare. Allora, l'acqua normale. Acqua? Ok. E grazie. È acqua normale, effettivamente. Bro, roba. Che roba assurda. Fidatevi di Zerbi, link in descrizione. Prendete i rap e provate il gusto cocco. Fidatevi di me. Ma invece cosa ne pensa Sara delle borracce di A-Rap? Tra l'altro hai avuto il grande privilegio di provare quelle nuove appena uscite. Fammi usare. Madonna, buonissimo. Incredibile questo, eh. Buonissimo. Prendete il pod, lo mettete qua sopra. Quelle versioni nuove bisogna spingere verso il basso e non più verso l'alto come prima. E senti il cocco, questo è clamoroso. Questo è assurdo, eh. Buono, sì. Quindi vi lascio il link in descrizione per scaricare i rap e ottenere delle offerte speciali incredibili. Oppure scannerizzate questo codice QR che avete a schermo. E ora chiamo Sara per fargli vedere dove sono, perché lei non sapeva nulla. Sara, allora guarda dove siamo. Dove siete? In una camera? Questa qui è la nostra camera d'hotel. Questa qui è l'uscita della camera. Questa qui è la nostra camera. Abbiamo preso l'hotel capsule. Siamo un hotel capsule, Sara. Com'è? Non è brutto. Assolutamente sì. Esatto. Tutti e quattro qui insieme. Tutti e quattro qui. Tutti nudi, eh. Sarà ti dico soltanto che già Foxy si stava un po' agitando. Già io. Immaginavo. Come la vedi? Ti piace? Oh, però allora, a parte che sia la mia frutta. Sì,
E ora faccio vedere a Zerbi e Papi dove sono. Chiamiamo Zerbi e Papi, obbligatorio anche lui. Papà, ma dove siete? Guarda questo qui, l'hotel, c'è questa qui l'uscita. Guarda qua dove siamo, questa qui è la camera. È uno scherzo, guarda che roba. Ma cos'è un alveare, Dio buono? Ma secondo te, se dovessimo dormire qua tutti nudi, ma solo voi li trovate questi posti qua? E voi direte, camera piccolissima, avete pagato poco. Assolutamente no. Il prezzo per una camera è 220 per questa camera qui. Basta, è solo questo, è solo dove, questo. Dove dovete stare in quattro. Esatto. Esattamente. Che ladri. Finalmente però è arrivato il momento di farci un giro nelle stradine di Amsterdam e troviamo un sacco di cose particolari. In questo momento siamo nel Red District e guardate, di giorno è così, sembra un posto abbastanza normale, se non per qualche negozio. Sembra tipo il centro storico. Sì, per ora adesso vi faccio vedere i negozietti tipici di cui parliamo. Per chi non lo sapesse, infatti Amsterdam è un posto molto conosciuto per due motivi. Uno, il fatto che la cannabis è legalizzata, quindi solitamente chi viene qui è anche per provare appunto quella. Seconda motivazione, il fatto che la sera ci sono tante ragazze disposte a giocare, cosa che noi non proveremo. Per esempio questo posto molto particolare dove vendono roba molto particolare, cioè robe veramente, diciamo, affine a... Fra, ma che cazzo? Fra! Qui ci sono anche delle cartoline molto interessanti, belle queste, belle, perfetto. Queste parti stanno purtroppo tutte censurate, ma devo censurare tutta la via, raga. Qua dentro, ragazzi, poi stasera vedrete. Qui non si può registrare di notte, cioè proprio vietato registrare, c'è una multa di 250 euro se ti beccano a registrare. Io tenterò di farlo di nascosto sperando di non prendere questa famosa multa. Tutte queste stanzette che ora vedete sotto da tutte le parti, questa notte si trasformano. Anche questa stanzetta, raga, attualmente è chiusa, chissà cosa ci sta dentro stasera. Tutti ne parlano ma non l'ho mai vista, quindi questa sera lo scopriremo. Ora, chissà cos'è Sex Palace? Non lo so, non lo so. No, mi sono informato un po'. Sì, ero curioso, comunque conosci una città nuova, dico, okay, le culture, le usanze. E qui in pratica fanno questi posti dove all'interno in live. Casa Rosso, anche questo non so cosa sia. Il palazzo del sesso, ve lo dico io cos'è. Questa via è solo ed esclusivamente incentrata su questo argomento. Perché lì c'è una tipa? Perché lì c'è una tipa nuda? Oh, ma che cazzo? No. La cosa scandalosa è che è di giorno. Proprio normale. Chiaramente mi bloccano, quindi ho dovuto censurare la maggior parte delle cose. Per ora andiamo a fare un'esperienza molto pericolosa, perché qui ad Amsterdam, sopra un grattacielo, c'è anche l'altalena più alta d'Europa, che ovviamente noi proveremo. Questa qui è l'altalena più grossa e più alta del mondo. Ma non è la cosa più grossa che vediamo. Esatto. Benvenuti nella mia terrazza. Ok, dov'è? Qui ci dovrebbe essere le altalene. Che figata. E diciamo che sono abbastanza alte da quello che posso intuire e vedere. Tra poco tocca a noi. 100 metri di altezza. Okay. E finalmente arriva il nostro turno. In questo momento non si vede, ma mi stavo cagando addosso, perché se tu guardi un attimo sotto vedi il vuoto più totale. Allora, sensazione offerta dal vostro mitico, il mitico youtuber coraggioso. Ascolta me. Quando tu sei lì, lo vedi, poi dici, vabbè, vaffanculo, è una stanza. Bro, poi vedi tutto sotto, frati, viene un vuoto ogni volta che scende fuori di testa. E visto che su Instagram me l'avete chiesto tutti, dovevo provarlo. Dato che qui è legale, io non ho mai fumato, ovviamente, non fatto perché è illegale, e compro questo muffin gelato, non so cosa sia. Allora, me l'avete chiesto tutti su Instagram quando avete scoperto che ero ad Amsterdam, di provare i muffin alla marijuana. Allora, tenete conto che io non fumo i muffin alla canna, visto che non ho mai provato, non ho mai fumato le canne. Però siamo qui è legale, quindi c'è da provare. È un'esperienza. Ora, biscotti fatti con il burro di cannabis. Ragazzi, certo, quel burro. Guardate che roba. Sembra buonissimo, tipo un gelatino. Ma sembra un gelato veramente. Esatto. Di cosa sa? Guarda dentro. Vabbè, ma è cioccolato normale. Volete assaggiare? No? Allora, certo. Assolutamente. Ora in teoria dovrebbe fare effetto tra mezz'oretta, un'ora. Vediamo, magari non mi fa nulla, magari è un disastro. Speriamo che non faccia nulla. Sono passate 2 ore e non avevamo nessun effetto. E quindi proverò i biscotti alla cannabis. Silenzio. Io passerò adesso. Tieni. Perfetto, e adesso si farà una semplice cosa. Perfetto, ora, raga, guardate che roba incredibile. Qui chiaramente sono legali, quindi li proveremo. Ok, io ne prenderei. Dire che l'odore è buono. L'odore, senti, l'odore è buonissimo, raga, eh. Dai, raga, di biscotto al cioccolato. Dai, una testa, esatto. Biscotto al cioccolato, siete pronti? Cincin, ragazzi. No, secondo me invece saranno buoni, vai.
Sono normalissimi biscotti al cioccolato, onestamente. Anche buoni, eh. Oh, buoni. In realtà io non so se ha fatto il tipo con il burro. Raga, ma sono clamorosi. Bro, questi piccati nel latte. Mamma mia. Mamma mia. Chiaramente non fanno effetto subito perché bisogna prima digerire, da quello che ho capito, quindi aspettiamo. E questo sono io un'ora e mezza dopo. La situazione era grave. La raga un po' mi è passata. Respira, respira e poi parla, perché sennò non la finiamo più. Towel, bro. Un pezzo di chiamare il towel. Ok, ero completamente andato. Ho provato un effetto che mai in vita mia avevo provato così. È stato incredibile. E dopo un'ora decidiamo di andare nella Red Light District, il posto che avevo fatto vedere la mattina, che sarebbe questo. Di notte è così. Purtroppo però noi non abbiamo potuto registrare, perché appena abbiamo provato c'erano un sacco di persone che ci hanno subito aggredito, dicendoci: ragazzi, non registrate, se no avrete una grossa multa. Ora è arrivato il momento di andare a casa, ma qualcosa va storto. Abbiamo la macchina dentro il parcheggio, ma non possiamo andare a prendere il parcheggio. E siamo a 40 minuti di macchina da casa. Assistenza, assistenza, no, assistenza. Guarda, c'è scritto. Okay. Non è qui l'assistenza. Open per il c***o di cosa. Open, no. No, raga. L'assistenza. Non è l'assistenza. Sì, c'è la coach. Raga, chiamiamo i carabinieri. Fox, usa il flipper. No, raga, follia, follia. Ma è possibile che non c'è un'altra porta? Non ci posso credere. Siamo fregati. No, raga, siamo fregati. No, vabbè, follia. Tiriamo da dove entrare le macchine, raga. Passiamo sotto dalla stazione e scavalchiamo. Proviamo. Oh, oh, ok. Ok. Si apre. Mamma mia, che culo, raga. Entra. Io ho paura che non si apra. Andiamo qua dalle scale, raga. Siamo adesso nei parcheggi. Forse ce l'abbiamo fatta, raga. Ci siamo. Voilà. Ce l'abbiamo fatta, let's go. Ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso la macchina. Quindi torniamo nell'hotel capsula per vedere com'è la situazione questa notte. Sono le 4:53 di notte. Raga, questa è la situazione. Siamo qui nella nostra cabina. È tutto chiuso, la gente, raga, sta dormendo. Appena siamo entrati è arrivato subito il tipo che ci fa: non fate casino, andate immediatamente a dormire, qui ci sono degli orari. Questa è la situazione. Siamo distrutti completamente. Apriamo la loro cabina. Ragazzi, cos'è che state facendo? È tardi per voi a quest'ora. Poi di epitacle. Bisogna dormire, bisogna dormire. Guardate, qui ci sono tutte le camere di tutte le altre persone. Guardate, tutte con le scarpe lì. Qua dentro è pieno di gente, in questo esatto momento è pieno zeppo di gente. Foxy, che cazzo fai? Foxy, fa cazzate, stai fermo, fra. Fra, porco di cazzo, porco di cazzo. Ecco, ora però c'è un problema, brother. Mi sono stirato la spalla. Vabbè, la teniamo qua. Torniamo con la scala. Ok, torniamo con la scala. Io non la metto giù, non c'ho voglia. Vaffanculo, buonanotte. E non scherzo, abbiamo dormito veramente tutta la notte con quella scala. Ragazzi, si sentono dei rumori esattamente qua fuori. Vigilio, che bussare al giorno. Raga, stiamo andando a dormire adesso. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per altri video. E ovviamente iscriviti al canale e segui su Instagram ZerbianOfficial per sapere com'è finita questa vacanza.